ne sono contento, quindi per un fatto di direi di classe, prima di tutto ringrazio la giuria che me li ha dati, insomma, quindi la giuria dei NAS e quindi naturalmente hanno agito nella più totale libertà e quindi che abbiano riconosciuto un merito a questo film mi fa enormemente piacere, ovvio. Insomma, un merito e anche un valore, no? Per la storia, per la grande storia che ha portato al cinema. Sì, ma non sempre però. Qui c'è una grande storia. Io l'ho fatto perché quando ho letto, ho conosciuto questa storia, mi ha coinvolto profondissimamente, perché conteneva la storia del piccolo Edgardo, ma conteneva una storia anche molto più grande. In questo senso ci siamo andati in questa direzione. Poi evidentemente questo ha emozionato, ha coinvolto, è piaciuto, ecco. Io vedo delle reazioni, ma forse come mai, così di grande coinvolgimento da parte delle persone che mi avvicinano, poi magari ci sono alcune a cui non è piaciuto il film, è chiaro, ma queste non fanno troppi ragionamenti, piace, è una cosa che strappa l'emozione. Barbara Ronchi ai Nastri d'Argento 2023, migliore attrice protagonista per Rapito, sei felice immagino? Sono oltre la felicità, ero già felice di essere in questa cinquina con queste attrici stupende, insomma il fatto, no, che i giornalisti mi abbiano dato questo premio, sono oltre la felicità. Senti, è un film intenso, come intensa la tua interpretazione di una madre disperata alla quale portano via il figlio, come ci sei arrivata, a cosa ti sei aggrappata per arrivare a un'emozione così forte che ci hai trasmesso magnificamente? Ho pensato che quando ti tolgono la cosa più importante della tua vita, che cosa ti resta? Io ho pensato che forse ti resta una sorta di dignità nel dolore. Penso che ti resti la voglia di non far vedere ai tuoi carcerieri quello che ti stanno facendo, però che dentro sarai per sempre una donna spezzata e quello non si rimarginerà mai. Tra l'altro è una storia realmente accaduta, quindi immagino particolarmente sentita. Sì, poi mio figlio ha un'età quasi simile a quella del bambino protagonista ed è stato molto complicato non sovrapporre il suo viso a quello di Enea, però non l'ho fatto perché era troppo doloroso per me. Prossime cose? Prossime cose, sto girando adesso a Catania, insomma, ho appena cominciato un film con la regia di Francesco Amato, che è il regista con cui ho fatto Imma per tutti questi anni, con Salvo Ficarra e Valentino Picone. Perché ci sono due presenze femminili, infatti, avevo letto la tua. Ci sono io e c'è Maria Chiara Giannetta. Posso chiederti senza spoilerare che ruolo fai più o meno? Non posso. Assolutamente ci arresta? Non posso dirlo, poi lo vedrete al cinema. No, lo vedremo prima, ti incontreremo sicuramente prima. Grazie Barbara, complimenti ancora. Grazie a te. Vieni da me per primo, ma quale onore, grande Piero Bonno, come stai? Bene, bene, tu? Abbastanza bene, grazie. Allora, questo Rapito, questo Papa Pio IX, ma quant'è cattivo? No, dai. Sì, dai. Sì, è cattivissimo. Beh, come dire, sono sempre un po' complessi, no? Non si può dire solo cattivo. Bisogna vedere anche la contingenza storica e tutto quanto. Certo, io non da Paolo Pio IX non giustifico nulla perché è totalmente anticristiano quello che ha fatto. Però, come dire, Papa Re è già una contraddizione in sé, no? È contraddittorio ovviamente il fatto che il Papa, che in teoria dovrebbe essere, no, Cristo sulla terra, tolga un bambino a una famiglia. Assolutamente, non ha nulla di evangelico né di cristiano. Lavorare con Bellocchio, essere diretto da Bellocchio com'è? Beh, è sempre una grande emozione, c'è sempre grande attenzione, concentrazione sul set, però allo stesso tempo è molto piacevole perché Marco riesce a essere sempre molto discreto nelle indicazioni, ti accompagna a trovare le chiavi giuste per il personaggio e è solo un piacere lavorare con lui. Un piacere guardarvi. Prossime cose? Prossime cose, adesso sono sul set con Marco Tullio Giordana. Per? La vita accanto.
è un romanzo di una scrittrice vicentina, Vera Piano. E siamo io, Sonia Bergamasco, Michela Cescone e Valentina Bellè. Cast così proprio, i primi che sono stati trovati. Beato tra le donne. Beato tra le donne, è vero. Grazie, buonasera. Prego, prego. Ciao Leonardo, ciao. Come stai? Molto bene, grazie. Allora, un premio ma vale doppio perché per ben due film, tutte e due, due interpretazioni molto dolorose e molto intense. Ci racconti un po' la differenza tra questi due personaggi di Rapito e di, del Signore delle Formiche? Le differenze sono tantissime perché si tratta proprio di storie che avvengono in due momenti diversi, due momenti storici. Rapito parliamo di metà del 1800 e invece Il Signore delle Formiche è già del 900. La cosa che hanno in comune, che è particolare ma non è nessun, è un caso credo, però, che c'è questo macro tema del libero arbitrio. Sono entrambe persone che in qualche modo gli viene deviata la mente, insomma cerca, qualcuno gli ordina che cosa fare, gli fa credere una determinata cosa, quindi persone che non sono libere di scegliere quello che vorrebbero veramente scegliere. È stato bravissimo.